Abbiamo maturato la convinzione che nell'opera di ricostruzione di ciò che è avvenuto dopo la strage di Via D'Amelio, l'approssimazione, le anomalie e negligenze corrispondevano a un disegno criminoso portato avanti da uomini che dovevano ricostruire la verità. Lo ha detto l'avvocato Fabio Trizzino, legale della famiglia Borsellino, nel processo che si sta celebrando a Caltanissetta sul depistaggio delle indagini sulla strage di Via D'Amelio a carico di tre poliziotti. È stato compromesso, ha detto il legale, il diritto dell'accertamento della verità negli eventi antecedenti e successivi che hanno portato alla strage di Via D'Amelio. E ancora, nessuno di noi può negare l'attacco stragista. La strage di Via D'Amelio ebbe l'effetto di sbloccare l'impasse per l'elezione del Presidente della Repubblica. La verità ha una dimensione collettiva, in particolare Fiammetta sta cercando di interessare l'opinione pubblica sulla vicenda perché serve il diritto alla verità. Quando le anomalie si sommano, le illegalità hanno dietro di sé un progetto criminale che respingiamo al mittente. Il colloquio investigativo è stato stuprato per consentire pressioni allo scarantino, ha proseguito il legale della famiglia Borsellino nel processo a carico dei tre agenti della polizia che hanno fatto parte del gruppo Falcone Borsellino, Mario Bo, Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei, accusati di calunnia aggravata per avere agevolato Cosa Nostra. Il dottor Contrada ci ha fornito una descrizione chiara, ci ha parlato di un processo di passaggio di informazioni tra la squadra mobile e SISDE, un adempimento formale, ha proseguito il legale, rispetto al compito che era stato assegnato. Il capocentro del SISDE, che nulla sapeva di Palermo, si rivolge alla locale squadra mobile che passa le veline. Il depistaggio è iniziato subito con la sottrazione dell'agenda rossa. Il dottor Contrada viene preso perché è l'unico elemento a Roma in grado di avere cognizione delle vicende siciliane. La procura di Caltanissetta all'epoca era composta da un procuratore che si occupava di materia ordinaria e i magistrati che erano qui a Caltanissetta non conoscevano le dinamiche di Palermo e quindi dipendevano dalle relazioni che giungevano da Palermo.